Un saluto a tutti. Questo video fa parte di una raccolta di brevi e semplici video gratuiti rivolti ad aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi, con l'obiettivo di fornire un valido approccio al mettersi in proprio. Gestire il tempo come risorsa. Per chi intende avviare una nuova attività, una delle risorse più importanti, oltre alle risorse finanziarie, ovvero avere i soldi a disposizione, e alle competenze, il saper fare, è il tempo. Anzi, il tempo è la risorsa più importante che abbiamo, è la risorsa più preziosa che abbiamo, specialmente nella fase iniziale di ogni attività, nella quale spesso, mancando appunto le risorse finanziarie, nel cercare di ridurre al minimo le spese, evitiamo di delegare a terzi compiti e mansioni che proviamo a fare noi stessi, da soli, sfruttando tutte le nostre competenze e improvvisandone altre, cerchiamo di fare tutto ciò che è in nostro potere, tutto ciò che è possibile fare, pur di ridurre al minimo le spese e i costi per realizzare le attività che normalmente un'azienda delegherebbe ad altri. Gestire il tempo significa focalizzarsi sin da subito, sin dalla fase di avvio del nostro progetto di impresa, sulle fasi più importanti, come trovare clienti, fidelizzare i primi clienti, pianificare la gestione economico-finanziaria della nostra azienda. Prima di tutto, dobbiamo essere sicuri di avere abbastanza formazione, competenza per l'attività che avvieremo, che abbiamo intenzione di avviare. Se necessario, o a volte anche obbligatorio, seguire appunto dei corsi di formazione. Poi la scelta della localizzazione, localizzare, ovvero stabilire l'attività nel posto, paese o quartiere giusto e nel locale adatto al tipo di attività che intendiamo fare. Faccio presente che per ottenere alcune licenze o autorizzazioni occorre avere un locale adatto. Poi dobbiamo realizzare il nostro prototipo, il tempo per la realizzazione del prototipo. È il primo esemplare, il prodotto più importante, il modello originale di un manufatto, il servizio che intendiamo offrire ai nostri clienti. La nostra proposta di valore. Come il nostro prodotto o servizio soddisfa le esigenze, realizza un desiderio o risolve un problema dei nostri potenziali clienti. Il prototipo è necessario per testare la realizzazione del nostro progetto, verificare l'usabilità delle sue singole funzioni, ma anche per ottenere un'analisi, una risposta realistica del potenziale mercato. Cosa pensano? Cosa si aspettano? Cosa gradiscono i potenziali clienti dal nostro prodotto? Dobbiamo avere il tempo per pianificare ogni attività, senza mai perdere di vista l'obiettivo finale, suddividere gli obiettivi in piccoli progetti da sviluppare quotidianamente. Il tempo per pianificare la gestione aziendale, con analisi di budget economico, budget finanziario e budget degli investimenti. È per tutte queste mansioni che il tempo è la risorsa più importante. Per
adesso è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, un saluto a tutti.